Ciao amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo vlog. Amici, lo so, è tantissimo che non portavo un nuovo vlog sul canale e questo perché veramente quest'estate ho avuto zero, ma dico zero tempo. Lavoro è stata una completa follia. Lavoro in casa nuova, infatti come vedete sono a casa vecchia. Quest'estate mi sono ammazzata e veramente, veramente non ho avuto tempo, ma ho deciso di riniziare perché questa è una cosa che mi fa stare bene. Quindi di conseguenza vi porto in un nuovo vlog. Poteva mai essere un orario normale? No, sono le 3 di notte, quindi facciamo colazione e vi racconto due cose. Allora, per colazione stamattina, niente, arrangio un po' con quello che ho perché devo finire delle cose, quindi niente di super particolare. Vi faccio vedere. Allora, eccoci qua con la mia colazione. Allora, innanzitutto mezzo litro di caffè, macchinetta del caffè La Vita, poi questa qui che fa tutte le misure della Nespresso, si chiama Vertuo. Ragazzi, fantastico, anche i gusti, stratop, super consigliata. Se come me non vi piace solo il caffè normale corto, ma anche quelli lunghi, abbastanza acquosi. Poi un po' di yogurt dolcificato con mirtilli e fichi e poi come fonte di carbo mangio questi qui, che sono dei biscotti della Mulino Bianco, pandio, come cavolo si chiamano, che sono leggerissime, ci stanno quando non c'ho voglia di fare l'avena, eccetera. Colazione e poi parliamo un po'. Allora, amici, vi aggiorno al volo su quest'estate, poi vado a prepararmi perché sono già in ritardo per il lavoro, as always. Allora, come prima cosa vi volevo dire che i lavori in casa nuova stanno procedendo bene, però purtroppo a causa di ritardi con i fornitori, a causa di mancanza di materiali, a causa di estate, tutto viene posticipato, è tutto estremamente lungo e sono quelle cose che non è che, cioè, ti cambi aspettare oggi o domani, sono cose che vengono rimandate tipo di settimana in settimana. Quindi ok, si va avanti, si ha pazienza, si aspetta. Per quanto riguarda il lavoro, allora vi dico che mi mancano 11 giorni lavorativi prima di andare in ferie. Andrò in ferie il 16 di settembre, quindi ci siamo quasi. Quindi ultimi sforzi prima di appunto andare in ferie. Poi oggi mi montano la cucina, finally, così ve la faccio vedere. E poi, per quanto riguarda situazione dieta, sono dimagrita e la dieta procede bene per quest'estate. Mi sono sgonfiata, ho perso tipo un 4-5 kg. E quindi questi sono gli ultimi sforzi prima di andare al mare, perché al mare mi mangerò anche il cameriere. E niente, corro al lavoro e corro a prepararmi. Ciao! Mi sa che qua c'è qualcuno che vuole da mangiare. Sono finalmente tornata da lavoro, ora do da mangiare alla rompina e poi pranzo. Allora, oggi non ho voglia di niente di particolare, sono un po' stanca come primo desiderio, quindi mangerò una cosa al volo, tipo un po' di fiocchi di latte con le gallette e poi me ne vado a letto a dormire perché ho troppo, troppo, troppo sonno. Poi vado a vedere come è messa la cucina e vi porto con me. Vabbè, ci vediamo dopo.
Eccomi qui, allora sono fresca come una rosa. Vado a vedere a casa nuova che mi montano la cucina. Oggi è giorno di rest, quindi non vado in palestra, ma sono veramente cotta. A parte che ho malissimo alle gambe, a parte questo, ma poi sono proprio stanca, stanca perché sto arrivando a fine estate. Comunque, adesso andiamo a vedere che ci stanno montando la cucina nuova. Vado a dare il cambio a Franci, poi Franci arriva e non vedo l'ora, ragazzi. Che bello! Finalmente, dopo 3 mesi, è arrivata la cucina! Che bordello inaudito. Io lo ammazzo Franchino. Comunque, raga, parlo a bassa voce perché mi vergogno che ci sono gli operai. Comunque vorrei festeggiare qua il mio compleanno. Chissà se il mio sogno diventerà mai realtà, ma non lo so. Non lo so perché effettivamente sono ancora troppi lavori da fare e non posso ospitare le persone. Adesso vi faccio vedere. Vabbè. Io e Franci dobbiamo andare dal ferramenta. Mi manca una roba, quindi andiamo dal ferramenta, così io faccio la pipì. Dai. Raga, i tipi della cucina mi hanno mandato un'altra volta in missione, già la terza volta che mi mandano in missione. Ora, raga, direzione Leroy, a me a comprare le cose, non ne ho idea. Vabbè, comunque sta venendo bene. Spero di farvi vedere il risultato, ma io tra poco vado a casa perché devo farmi la doccia. Quindi massimo vengo a vedere dopo, cioè o domani. Niente, raga, non hanno ancora finito, quindi lascio qui Franchino e io me ne vado a casa vecchia perché così faccio la doccia e comincio a cucinare per stasera. E niente, raga, sta venendo bellissima come vi ho fatto vedere, dopo vi farò vedere il risultato finale. E con questo ultimo focus sulla mia scena, ho fatto queste polpettine della Lidl di Merluzzo, buonissime. Io dichiaro conclusa questa giornata infinita. E niente, ragazzi, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Ci siamo detti un po' di cose, ci siamo aggiornati. Io ti invito ad iscriverti al canale se hai gradito il video, ma soprattutto a lasciare un like e a commentare se ti va. Noi ci vediamo in una prossima avventura. Alla prossima. Ciao!